Cari amici di Talk Talk, benvenuti alla nostra rubrica di Radio No Frontiere. Come sapete, da quest'anno nel nostro nuovo palinsesto abbiamo una rubrica di Talk Talk variegata, cioè ogni puntata parleremo di un tema. E in questo appuntamento parleremo di tutto ciò che è attorno il movimento danza e lo faremo con l'insegnante Valeria Papale. Ciao Valeria! Ciao Federico, buongiorno a tutti. È un piacere, insomma, essere qui con voi a chiacchierare di un tema così importante per me che è quello della danza. Allora, come tutti sanno, ormai, insomma, la danza è qualcosa che sta prendendo piede, ma non da adesso, anche da molto tempo, anche come un motivo in più per rigenerare il proprio corpo, anche una rigenerazione fisico-fisica. Ecco, Valeria, ecco, tu nella tua, diciamo, nei tuoi anni, tu sei giovanissima, ma nei tuoi anni di insegnamento hai notato un incremento delle iscrizioni, c'è più voglia di dare attenzione al proprio corpo? Sì, assolutamente sì. Negli anni ho visto crescere la voglia, la passione, proprio la motivazione era quella di fare qualcosa che dia benessere al corpo, per cui la danza in passato era vista come una disciplina d'élite, diciamoci la verità, dove soltanto chi ambiva a diventare un professionista ci si avvicinava in qualche modo. Oggi come oggi, specialmente dopo quello che abbiamo vissuto, il periodo pandemico, c'è proprio il desiderio di approcciarsi al movimento, quindi alla danza in tutte le sue sfaccettature, sia in contesto chiaramente professionale che in contesto anche un po' più, chiamiamolo amatoriale, dove si danza esclusivamente per il piacere di farlo e non soltanto per mirare al professionismo. Ecco, Valeria, insomma, sappiamo che tu, insomma, sei poliedrica, hai parecchi corsi di danza. Ecco, ci puoi spiegare adesso, ecco, dal tuo punto di vista, che discipline di danza fai e che hai, insomma, hai, per quanto riguarda le tue allievi e i corsi che stai seguendo? Certo, assolutamente. Parto un attimo da quella che è stata la mia formazione. Io ho affrontato un piano di studi, ecco, professionale dove ho potuto avvicinarmi a tutte le discipline del mondo della danza, partendo dalla danza classica, finendo a quella, insomma, moderna, contemporanea. Poi nel tempo mi sono specializzata soprattutto nel settore modern, per cui oggi come oggi insegno danza moderna e hip hop. E sono 15 anni, insomma, che sono in questo bellissimo mondo dell'insegnamento e devo dire che ogni anno, ogni volta uno scambio bellissimo tra me e i miei allievi. Diciamo che sotto questo punto di vista cresciamo insieme. E la danza classica è sempre stata, diciamo, conosciuta come la tipologia di danza che dà le basi per tutto. È fondamentale ed importante, però non è detto, insomma, che non ci si possa avvicinare anche a quelli che sono poi i settori di danza moderna e danza hip hop, che sicuramente hanno dei canoni meno rigidi rispetto alla danza classica, però possono formare anche lì dei veri e propri professionisti. Io attualmente, come pensate, insomma, lavoro sul Vomero e a Via Petrarca, e ho formato delle sezioni di danza molto particolari, perché vado ad insegnare da bambini piccoli, passando per gli adolescenti, e ecco, nel discorso di prima del benessere, arrivo fino agli adulti, perché anche un adulto che in passato ha studiato danza da piccolino, o comunque non ha avuto la possibilità in passato di farlo, si avvicina a questo mondo anche, diciamo, in età un po' più avanzata, chiamiamola così, e ne scopre, ne trae poi tutti i benefici. Benissimo, adesso facciamo un passo indietro. Chi di noi, insomma, nel corso degli anni si sono susseguiti varie trasmissioni interessanti per quanto riguarda la danza e quindi, insomma, nel corso degli anni sono rimaste delle trasmissioni storiche per quanto riguarda la danza, trasmissioni che poi hanno preso piede anche in un musical in America, ma anche una forma iniziale di Amici di Maria De Filippi, che poi ha dovuto cambiare nome, era Saranno Famosi, che era diciamo, un format prettamente sulla danza. Ecco, dal tuo punto di vista, ecco, formativo, ho visto che nel tuo curriculum c'è anche, diciamo, delle esperienze in America. Secondo te è la patria della formazione l'America? Bisogna andarci per chi vuole fare il tuo lavoro, ecco.
Sì, diciamo l'America, io sono stata sia a New York con un percorso di specializzazione nella danza moderna, in un centro molto prestigioso dove sono diciamo, nati grandi ballerini anche, come dicevi tu, nel settore del musical. E poi sono stata a Los Angeles dove invece nasce la danza hip hop ed è ancora un punto forte diciamo, della danza hip hop, lì ci può specializzare insomma, con grandi maestri. E credo che nel percorso di un danzatore e anche di un insegnante sia importante vedere quello che c'è anche al di fuori del nostro contesto, dell'Italia, di Napoli, della Campania. E l'America, sì, come dicevi tu, è fonte proprio di tanta bellezza in termini di danza, ma anche tanta innovazione, perché come sappiamo tutti, chiaramente lì c'è un discorso abbastanza all'avanguardia, per cui di andare a vedere queste realtà, toccarle con mano e poi riportare la propria esperienza qui nella nostra bella Napoli è sicuramente un punto a favore. Le trasmissioni televisive hanno assolutamente incentivato la voglia, chiaramente di quella fetta di pubblico che non era a conoscenza della danza, hanno aumentato sicuramente la voglia di poterci avvicinare a questo settore. E di conseguenza sì, si può dire effettivamente che oggi la danza veramente è per tutti, e che è diverso dal professionismo. Il professionismo è un discorso un po' più diciamo mirato, settoriale, però la danza come proprio stato di benessere e credo sia fondamentale che sia accessibile a tutti e a qualsiasi tipo di età. Allora ricordiamo che insomma anche motivo in Italia di pubblicità è stata la trasmissione di Milly Carlucci sulla danza, e quindi insomma ha dato anche la possibilità di far venire, tra virgolette, anche l'intenzione di far cura al proprio corpo attraverso questi movimenti. Ecco, secondo te appunto questa trasmissione di Milly Carlucci insomma alla fine ha incentivato i giovani, oppure è stata anche forse un maggiore prono per coloro che avevano un'età adulta che magari erano restie? No, assolutamente, proprio quello è il punto. Sicuramente le persone attraverso la traduzione di Milly Carlucci, come quella diciamo di Amici, hanno potuto pensare di sperimentare la danza sul proprio corpo. Io dico sempre una cosa, la danza io credo sia un istinto naturale. E faccio sempre questo esempio ai miei allievi. Un bambino appena nato, sottoposto diciamo alla musica, istintivamente si muove. Per cui credo che sia proprio un'esigenza innata dell'essere umano, quello di muoversi e di danzare, con musica o senza. Per cui è qualcosa che ti dà veramente un benessere notevole, oltre al fatto insomma, che fa bene sia al corpo che all'anima, perché la danza non è uno sport, è una forma d'arte, per cui ti coinvolge soprattutto a livello emotivo, oltre che fisico. Quindi sicuramente le trasmissioni di Milly Carlucci e di Valerio Filippi hanno aiutato a far crescere il valore di questa bellissima disciplina e di conseguenza a far crescere nelle persone la curiosità di provarla proprio sul proprio corpo e di testarne insomma tutti i benefici. Benissimo, allora vuoi ricordare, Valeria, diciamo gli orari e diciamo le sedi dove tu tieni i corsi qui a Napoli? Io lavoro su due, come ti dicevo prima, zone diciamo di Napoli differenti. Una è la palestra Tiger Line a Via Petrarca 101, dove ho dei bellissimi corsi di danza moderna sia per bambini che per adulti. E poi insegno al Vomero, alle Donne Club e alla Project Soul. E anche lì insegno corsi di moderno e di hip hop per professionisti che si sono già diplomati e vogliono continuare a perfezionarsi in un cammino del genere, e sia per chi invece ambisce al diploma e quindi vuole tentare poi una carriera da professionista. Certo, insomma, adesso c'è, come dicevi tu, c'è più visibilità e spazio, anche perché tutte queste trasmissioni hanno anche diciamo l'intento di creare diciamo delle nuove formazioni di persone che hanno possibilità di rivolgersi poi al professionismo. Certo. Adesso una domanda, insomma, chi di noi ci segue sa che noi facciamo, insomma, la nostra rubrica è molto sbarazzina e sciolta. Una domanda su Stefano De Martino, ecco, il famoso ballerino napoletano. Secondo te, diciamo, poi è un processo naturale che il ballerino, nel caso di De Martino, poi diciamo smetta
non so se lui ha smesso precocemente o cioè adesso si è dedicato alla presentazione di programmi. Ecco, qual è il processo naturale dei ballerini poi arrivati a una certa età? Ecco. Il processo naturale è effettivamente il ballerino è un atleta, di conseguenza chiaramente la sua carriera è vincolata chiaramente all'età. E il ballerino professionista può danzare chiaramente fino ad una certa età, dopodiché sceglie di fare un percorso, può scegliere di insegnare, può scegliere di diventare un coreografo o può scegliere di diventare, come nel caso di Stefano Di Martino, nel mondo dello spettacolo sotto arte e sfaccettature, assolutamente. Però è un po' come i calciatori, va? Ecco, potremmo fare un paragone del genere. Ecco. Chiaramente è un'età limite per poter danzare a certi livelli. Poi abbiamo l'esempio della Carla Facci che ha danzato fino agli ultimi giorni della sua vita, però quelle sono eccezioni che convalidano la regola. Ma chiaramente un ballerino ad un certo punto della sua carriera, della sua vita, dovrà poi prendere una decisione. E la maggior parte delle volte ecco, si passa a diventare insegnanti o coreografi. Certo, ecco, tu hai ricordato Carla Facci. A proposito di Carla Facci, ti faccio anche una domanda attinente alla danza classica. Ecco, secondo te questo settore, sappiamo che insomma tutti diciamo le maestranze nel caso di Napoli, ma in tutta Italia del San Carlo hanno delle difficoltà poi perché sono legate sempre a eventi e spettacoli. Ecco, la danza classica continua a avere il suo splendore oppure ecco con il rinvigorire di nuove forme di danza forse non c'è più diciamo quel seguito di una volta? Ecco, come la vedi tu per quanto riguarda il mondo danza e le varie diciamo la specialità? Certo, no, è proprio così. La danza classica resta la disciplina comunque per antonomasia. Chiaramente però essendo sorte tutta una serie di discipline nuove dove c'è, passami il termine, una rigidità minore rispetto a quella che può essere l'impatto che dà la danza classica, chiaramente ha perso un po' di, non di bellezza, ma sicuramente di visibilità, per cui oggi come oggi purtroppo ci si avvicina di meno al mondo della danza classica perché ci sono le altre forme di danza. È un concetto purtroppo sbagliato, perché la danza comunque resta disciplina anche in tutte le altre forme, per cui io consiglio ai miei allievi chiaramente di provare e di sperimentare sempre tutte le discipline per poi poter avere, come ho avuto io, diciamo, la fortuna di specializzarsi in un settore preciso, conoscendo però tutto quello che il panorama della danza di offre e soprattutto la danza classica, che resta comunque di importanza fondamentale per la crescita professionale della danza. Ecco, siamo in chiusura allora della rubrica Talk Talk. Prima di chiudere, ecco, una curiosità: come è nata la tua passione per la danza? Se avevi, ecco, abbiamo detto di Carla Facci, se avevi una ballerina che insomma volevi emulare da vicina, ecco, come è nata questa tua passione? Io ricordo sempre che mia madre diceva che da piccolina mi incollavo al televisore a vedere le performance di Raffaella Carrà. Per cui da quel momento in poi mia madre ha capito insomma che dovevo avvicinarmi a questo mondo, e da questo mondo poi non mi ci sono mai più allontanata, per cui certo. È stato, chiamiamolo così, un amore a prima vista. Beh certo, quindi insomma alla fine è sempre meglio ecco che i genitori riescano a indirizzare laddove i bimbi sono, perché il supporto della famiglia è importante. È importante e soprattutto ricordiamo, nessuna forzatura, cioè bisogna seguire davvero la bambina nelle sue passioni. Non cercare per forza delle strade diverse. Va benissimo. Allora noi ringraziamo Valera Papale per questa bella chiacchierata. Abbiamo riassunto le palestre e gli orari in cui Valeria esercita. Chiaramente è vero, hai una tua pagina Facebook. Assolutamente sì, potete seguirmi chiaramente su Facebook e su Instagram come Valeria Papale e da lì troverete tutte le notizie relative alle location dove insegno, orari e quant'altro. Benissimo, allora per Talk Talk di questa settimana abbiamo saluto e vi rimandiamo alle prossime programmazioni sempre di Radio No Frontiere. Un ringraziamento a Valeria Papale, ciao. Grazie, un saluto a tutti voi.